Buongiorno e buon 19 dicembre. Oggi è lunedì e tocca a chi tocca? A Valerio! Vai! Ci sono tutti? Come due ce ne stanno? Sì, E dove stanno gli altri? Perché voi giocate sempre. Adesso dobbiamo andare alla ricerca dei cioccolatini. Mamma mia, ma come si fa? Come si fa? Dai, prendete due da qua, poi dopo domani ci pensiamo. Vai, distribuisci. Dai una a Valentino. Oh, ogni mattina stessa storia, perché se voi il pomeriggio giocate con la casetta e spostate i cioccolatini, questo è il risultato. Stanno giocando con le bacinelle stamattina. Com'è? Buono, ancora di mangiare tu, Monelle. Quanti giorni mancano alla fine della scuola? 4 giorni. Guardate che felicità stamattina, ti è? Grazie, amore. Tutti felici di andare a scuola. Domani Viola va in gita. E Valentino ci va a gennaio. Vero? Sì, vabbè, dai, visto che siete mosci, salutiamo sto 19 dicembre. Ciao! Buongiorno e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è lunedì 19 dicembre. Mi vedete in una location diversa, cioè in macchina praticamente, perché stamattina sono uscita presto, sono andata a portare i bambini a scuola, tranne Valerio perché si è svegliato strano, non si sentiva tanto bene, non lo so manco io che c'ha, non c'ha febbre, non c'ha niente, però ho detto vabbè, lo lasciamo per oggi a casa, così lo monitoriamo e vediamo che cosa succede. Però sono uscita presto perché dovevo passare al supermercato per comprare delle cosine che mi servono per fare il presepe in chiesa. Perché a parte che stanno siamo in netto ritardo, quindi ancora non è stato, di solito lo facciamo entro l'8 dicembre, stavolta siamo in netto ritardo, per varie vicissitudini lo faccio io, quindi mi sono presa tutta sta settimana, un po' a mattina cerco di farlo, almeno per il 24, perché il 24 a sera facciamo la messa, quella della vigilia, e vorrei che fosse tutto bello addobbato, tutto carino, insomma, pronto per la messa. Quindi ho le chiavi della chiesa, me l'ha date il mio amico che si occupa della chiesa, me l'ha date, così tutta la settimana mi organizzo per poter riuscire a concluderlo. Tutta sta pappina per dirvi che sono dovuta passare al Famina, sì, al supermercato, per trovare almeno la carta per le montagne e qualcosina da mettere di base, perché di solito usiamo il muschio, quello vero, per tappezzare a terra, così usiamo il muschio vero, però stanno per vari problemi non siamo riusciti ad andarlo a prendere. Però sono stata fortunatissima perché ho trovato a questo supermercato, vi faccio vedere, una cassetta di muschio vero, cioè vi rendete conto, io mai vista una cosa del genere, una cassetta intera di muschio, me la so accaparrata, era l'ultima. E poi ho preso, come vedete, due carte per le montagne. Cercherò di farmi bastare quello che ho perché non ho intenzione di farlo tanto grande, perché per farlo tanto grande ho bisogno di almeno una mano. Però non lo so, vediamo un attimo come mi gira. Dovete sapere che il presepe, le statuine della chiesa, il presepe della chiesa sono bellissime, sono gigantesche. Poi comunque venite con me passo passo e vi faccio vedere tutto. Adesso corro a casa che devo ancora pulire un bagno e che devo fare? Devo pulire un bagno e basta. Pulisco il bagno, faccio la merenda a Valerio e poi me ne vado in chiesa. E niente, questa è la mia mattinata sempre di corsa, tanto perché già prima di uscire da casa ho passato aspirapolvere, anzi mi ha aiutato pure mio marito stamattina. Cambiato le lenzuola a tre letti e spolverato mezza casa. Quindi, lasciamo perdere. Adesso vi saluto e corro a casa. Allora, sono appena arrivata in chiesa. Siamo soli, noi e il sì, io, Prisco, dov'è Prisco? Prisco che mi fa compagnia. E il Signore.
Il presepe lo faremo qui davanti, quindi adesso ci mettiamo all'opera e niente. Prima penso farò una preghiera e poi comincerò. Toglieremo questo bellissimo tappeto rosso e cominceremo a fare tutto quanto. Allora ragazze, dopo 2 ore di fatica il risultato è stato questo qui. Mancano ancora dei piccoli accorgimenti, come far funzionare la cascatina, mettere le luci, mettere la carta argentata per far vedere, che casca l'acqua e va a finire sotto. E che manca? Ah, manca l'angelo che scende dall'alto e abbiamo fatto tutto. Che dite? Carino, eh? Bello, mi piace. Piccolo, concentrato. Là ci sono i re magi. Figurelle che non possono mai mancare. Io direi che la situazione è più che positiva. Ora mi sbrigo perché mio marito mi starà fremendo purello che gli ho lasciato Valerio e vado a casa, domani torno e lo finisco. Eccomi qui, sono tornata a casa finalmente dopo 2 ore. Avete visto quanto è venuto carino il presepe? Io mi sono impegnata, ce l'ho messa tutta, poi da sola, non sapendo bene dove siano tutte le cose, è risultato un po' più complicato, però va bene. Poi comunque prima ho dato una bella pulita al tappeto, ho passato l'aspirapolvere, ho dato una sistemata generale, e mi sono portata via la tovaglia dell'altare perché si era macchiata con dei fiori, quindi sto cercando di smacchiarla così la rimetto bella pulita e niente, domani ci ritornerò. E poi dovrei aver finito. Adesso sono tornata a casa di corsa e ho messo sul pranzo. Adesso vi faccio vedere cosa farò e niente, Valerio si è comportato benissimo perché lui ormai è grande, bravo. Diciamo che ha un po' attormentato il papà mentre lavorava perché voleva che gli stampasse dei fogli da colorare. L'unica noietta è stata quella. Hai fatto un po' il monello con papà perché volevi il foglio da stampare? Ma papà sta lavorando, non ti può dare retta, amore. Sta facendo cose importanti. Capito? Sì. Però ti sei comportato molto bene. Sì. Vero? Sei stato bravo, non hai messo niente in mezzo. Sei stato bravo, amore. Sì. Bravo, amore di mamma. Comunque sta bene questo monelletto, non c'aveva niente. C'aveva solo un po' di voglia di stare a casa, vero? Sì. Con mamma e con papà. E prendersi tutte le attenzioni. Vabbè, detto questo, sto preparando. Qui dentro ho fatto un po' di albume strapazzato, dove poi ci andrò a mettere i piselli con il... Oh, il riso non si vede. Aspettate, eccolo qua. I piselli con il riso, che bollirò tutto insieme. Quindi farò una mezza... riso, piselli e uova. E una cosa leggera perché questi giorni tra la pizza e quel dolce mega galattico che è già finito, vi spoilero che è già finito il dolce, abbiamo mangiucchiato un po' di più, quindi lunedì siamo sempre un po' più gonfi e niente, quindi questo è il nostro pranzetto. Adesso mi metto all'opera e ci risentiamo dopo per il momento del caffè. Allora, dopo l'ultima clip in cui dicevo che Valerio stava bene, poi puntualmente dopo 2 bocconi di pranzo ha vomitato. Quindi vabbè, me l'aspettavo perché tanto quando se ne prende uno poi a turno ce la prendiamo tutti. Quindi il secondo è Valerio, poi vedremo un po' chi è il terzo. Speriamo non viola Porella che domani deve andare alla gita. Speriamo bene. La cosa positiva è che dura solo il vomito solo un giorno e la spossatezza 2 giorni, quindi in 3 giorni dovrebbe risolversi tutto. Ma la cosa che mi preme di più è il vomito, quindi già che dura solo neanche un giorno, mezza giornata all'incirca il vomito, mi rincuora, ecco. Vabbè, arriviamo al nostro momento del caffè. Come dicevamo ieri... Questi sono i cioccolatini trovati di ieri che li diamo a mio marito, che pure lui non si sente un granché di stomaco, quindi mi sa che il terzo sarà lui. Vediamo un po' oggi cosa ci aspetta. 19, eccolo qua. Che cos'è?
Cioccolato gianduia con nocciola intera. Sì, questo me lo mangio perché gianduia in teoria non dovrebbe aver latte. Speriamo. Ok, vediamo se sì, mio marito aveva ragione, quindi dolci feste. Aiuto, ecco qui. Si sta componendo la scritta Merry Chocolate Dolci Feste. Cioè, vi rendete conto? Mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni? Ma come 6 giorni? Ah, ma questo arriva fino al 25 e non me l'aspettavo. Di solito si arriva fino al 20. O arriva fino a. Sai, mi sta venendo un attimo. Come può andare a vedere di sane? Sta venendo in dubbio. Fino a 1, 2, 3, 4, 5. Sì, fino al 25. No, 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 no. Fino al 24, c'ho ragione. Questo invece lo fanno fino al 25. Va bene così. Allora, mettiamo a posto. Non se ne esce più questi vomitini. Quando stanno male i bambini, mi dispiace da morire. Da morire. Vabbè. Andiamo di caffè normale per Andrea. Diamo un bel cuoricino e via. Adesso arrivo subito, amore. Mamma arriva immediatamente. Faccio il caffè. No, è finita l'acqua. Vabbè, porto il caffè ad Andrea, metto l'acqua e ci rivediamo. Eccomi tornata. Adesso ci facciamo il nostro bel caffè. Devo svuotare là quello delle cialde consumate. Cioè, no, no, vabbè, oggi è giornata, ragazza. Finisce tutto. Pure lì il caffè è finito. Datemi un attimo che le rimetto le cialde e ci rivediamo. Eccomi qui. Con la scusa, ho svuotato anche quello delle cialde usate. E andiamo col caffettino. Io mi prendo il fiocchetto. Cioè, ragazze, vi rendete conto che fra. E 4 giorni finiscono i vlogmas. Mi dispiace un pochino. Però devo anche dire che fare vlog tutti i giorni è molto impegnativo. Poi la mia scocciatura è la rete internet che, stando in montagna, non mi dà sempre il servizio ottimale. Quindi ci mette un po' a caricare i video su YouTube, come stamattina ho dovuto togliere il wifi perché me l'aveva caricato metà dopo 7 ore e ho dovuto caricarlo con i miei giga. Alla fine si è caricato. Comunque mi dispiace tanto che finisce questa avventura, però sicuramente i miei soliti 3 video a settimana li faccio sempre. Uno sarà sempre video spesa, 1/2. L'altro farò sicuramente un vlog, almeno un vlog o 2 a settimana li voglio fare perché mi piace troppo farli e mi piace insomma interagire con voi nella vita quotidiana. Mi piace, sì. Se voi siete d'accordo, se per voi va bene ovviamente, se vi ho annoiato dopo tutti questi giorni allora no. Vabbè, mi vado a prendere il caffè sul divano con mio figlio che mi chiama e vuole un po' di coccoline. Allora, io e la mia pettinatura improbabile vi salutiamo. Si sono fatte nel frattempo le 4:30. Io sono uscita, sono andata a prendere Viola a scuola che usciva alle 4. E vi aggiorno sul bollettino qua del Lazzaretto. E adesso, oltre a Valerio, sta male anche mio marito. Quindi siamo a quota 3 persone della famiglia che hanno il virus. Tanto io ve l'avevo anticipato, a chi tocca? Non si ingrugna. Prima o poi ci prende tutti. Manchiamo io, Valentino e Viola. Speriamo che viene graziata Viola che domani c'ha la gita. Speriamo che vada tutto bene. E niente, chissà, magari siamo stati fortunati e l'abbiamo evitato. Ne dubito. Il virus intestinale non si evita, cioè è inutile. Non si evita. Te lo prendi, punto e basta. Magari con un po' di ritardo, ma te lo prendi. Vabbè, nel frattempo mi sono anche riposata un pochino sul divano perché tra le pulizie di casa, il presepe, eccetera, mi sentivo un pochino stanca. E
E quindi niente, è passato il tempo, adesso ci stiamo facendo la tisana. Ho messo mezzo alla tazza perché ragazze io queste tisane non ce la faccio più, cioè non ci riesco, è più forte di me. Mio marito non può berla con me perché gli è da vomitare, poraccio. Quindi mi tocca farne mezza. Ecco qua, mi tocca farne mezza. Vediamo oggi, vieni Vittorio, aiuta mamma, vieni. Vediamo un po' oggi quale, aspetta Vediamo oggi quale ci tocca. Dobbiamo cercare il 19. 1-9. È un po' piccolina, non lo troverà mai. Guarda un po', mamma l'ha trovato, eccolo. 1-9, prendilo un po'. Prendilo, dai. Dai. Dai, dai, tira, tira. Eccolo! Grazie, aiutante. Tu fai il come si chiama quello che odora? L'odoratore. Allora, Vittoria, come vedete, ormai si è ripresa la grande. Valerio oggi non ha più vomitato, però, vero mammi? Sì, ho vomitato stamattina. Stamattina. Sì, ho vomitato. Dopo hai rivomitato un'altra volta, no? Mamma, okay. Io ho vomitato. Sì, comunque, se vi becca pure a voi questa influenza. Un attimo, dura pochissimo, cioè dura mezza giornata di vomito, che poi Valerio per ora solo una volta, quindi vediamo, varia da persona a persona, magari sono uno o due vomitate, poi giusto un po' di spossatezza e un po' di malessere allo stomaco, ma dura veramente due giorni senza febbre poi, quindi almeno questo ci rincuora. Adesso proviamo la tisana. Eccola qua. Speravo che oggi arrivassero i sgabelli dell'IKEA. Aspetta amore, ancora non ho messo. E invece non sono arrivati. Vabbè, pazienteremo. La data prevista sarebbe il 21, che è mercoledì, mi sembra, sì, mercoledì. Comunque non vi ho detto questo cos'è, intanto lo intingiamo. Questo qui è il tè matcha supreme. Matcha verde, oddio, mamma mia, io non ce la faccio, va. E niente, è tè verde matcha. Tè verde matcha. Facciamo un po' sta prova assaggio. C'è niente da fa, io non ce la faccio proprio a mangiare, a bere ste tisane. Dopo questo calendario dell'avvento l'ho proprio capito al 100% che le tisane non fanno per me. Monellina, che tocchi? Che tocchi? Monellina! Bella de mamma. Vieni a odorare, Vale! Aspettate che facciamo odorare da Valerio e poi facciamo l'assaggio. Vai, odora. Com'è? Puzzo. Il figlio dice che è puzzolente, ma l'ho preso da me sicuramente. Allora, andiamo con l'assaggio. No. Ma no, che, no, questo è allucinante. Il tè verde matcha è allucinante. Ma come fa la gente a berselo sta cosa? No. Non me lo bevo. No, 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 ragazzi, non ce la faccio. Il tè verde matcha è allucinante. Riproviamo, giusto per voi, No. No. Bocciato, non ci piace. Adesso vado ad aiutare un attimo Valentino a matematica e poi vediamo insieme cosa fare per cena. Allora, nel frattempo ho fatto dei biscottini con la mia solita ricetta che già voi la conoscete benissimo, ma l'ho fatta diversa. Ci ho messo 50 grammi nella dose dei 200 grammi, ci ho messo 50 grammi di farina di mandorle. Voglio vedere proprio come viene. Sono molto curiosa, non lo voglio assaggiare adesso perché no, domani mattina, poi domani vi farò sapere. E poi ci ho messo pezzettini di cioccolata con dentro limone e, come si chiama, candito, mi pare. Sì,
Perché anche questo lo dovevo finire, perché mi aveva stufato, era un po' che stavano lì. Io quando ho sti rimasugli di cioccolate strane prendo e butto nei biscotti. Speriamo che siano venuti buoni. Poi per cena ho cominciato, e anzi sto già a buon punto, ho fatto una minestra di riso e fagioli soltanto per noi quattro, perché i due malatini, mio marito e Valerio, gli farò un pochino di pasta in bianco semplice semplice con un po' d'olio e un po' di parmigiano. Quindi per noi ho fatto questa buona zuppa, visto non è proprio una zuppa, è una minestra vera e propria, visto che fa molto freddo, e niente, con dei legumini. La sto cuocendo metodo risotto, voglio cercare di farla bella cremosa e vediamo un po' come viene. Comunque dall'aspetto già sembra molto buona. Adesso faccio cuocere bene il riso e poi la spengo, così si riposa e si fredda un pochino. Io ragazzi vi saluto qui, perché stasera mi devo occupare dei malatini, quindi devo stare dietro a loro, a Viola che ancora deve finire i compiti, c'ho un pochino di cose da fare. E non so quanto sia venuto questo vlog, se è troppo corto mi dispiace, comunque domani ce ne sarà un altro. E niente, spero che comunque vi sia piaciuto, vi mando un abbraccio, un bacio a tutti voi, alle vostre famiglie, e grazie, grazie di tutto. Ciao!